Anni di attesa, speranze e progetti, finalmente il traguardo. La provincia di Chieti, col presidente Mario Pupillo, ha consegnato all'ANFAS, guidata dal medico Carlo Martelli, le chiavi del complesso polifunzionale del centro Con noi, dopo di noi, nato sui terreni dell'ex manicomio, struttura messa a disposizione dalla provincia nel territorio di Santa Maria in Baro. Complesso polifunzionale su 7 ettari di terreno, in gestione per 30 anni all'ANFAS di Lanciano, che dal 2003 presentò il progetto nella volontà di integrare i servizi sociosanitari e psicoeducativi a disposizione di tutti i disabili del territorio e anche delle loro famiglie. Il presidente della provincia, Mario Pupillo. Un momento emozionante, straordinario, perché un'opera che è fondamentale per i problemi della disabilità, della fragilità, che la provincia nel 2003 ha voluto far nascere insieme, grazie all'idea di Carlo Martelli, dottor Carlo Martelli, e che ora, dopo 17 anni, perché in Italia le opere pubbliche ormai vivono questo travaglio burocratico, oggi riusciamo ad organizzare, a aprire e consegnare. È una struttura bellissima che vede anche 4 presidenti della provincia che hanno voluto lavorare su quest'opera, da Mauro Febbo a Tommaso Coletti, a Enrico Di Giuseppe Antonio, e finalmente poi abbiamo concluso, io con i miei tecnici che ringrazio, consegna a questo territorio una struttura di eccellenza. Con noi, dopo di noi, ospiterà un centro diurno tra mille attività, tra case famiglia, terreni da coltivare, un'azienda agricola, attività riabilitative, nell'obiettivo di rendere i disabili autonomi e inseriti nel contesto sociale. La disabilità, infatti, non è una malattia, ma una condizione che richiede supporto e servizi. Il dottor Carlo Martelli. Fin quando la famiglia è efficace, riesce a supportare i bisogni del proprio figlio, le necessità sono di un certo tipo. Gradualmente che la famiglia non è più in grado di sostenere i bisogni del proprio figlio, c'è bisogno che questo venga affidato o comunque vada in una struttura. Qui tutto quello che serve si può fare. Il problema è che adesso bisogna, voi sapete che le cose si fanno pagando delle persone. E quindi, avendo delle persone qualificate, retribuite, compensate, insomma, io avrei anche qualcosa da dire sull'investimento che si fa oggi. Oggi il sociale si fa a delle cifre che sono impossibili, nel senso che se noi non raccogliessimo fondi col 5 per 1000, con i contributi delle famiglie o del territorio, i servizi non si farebbero, insomma. I soldi che servono. Per questo dico, avere una struttura dove tu non hai le spese è già un... Se poi questa struttura può produrre anche qualche risorsa ulteriore attraverso una gestione integrante del territorio, può essere anche un'ulteriore risorsa per fare servizi.